Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come state ragazzi? Spero bene. Ultimamente sto avendo un po' di casini nel fare i video, anche perché stiamo facendo tantissime live su Twitch, quindi vi ricordo sempre il canale Twitch, e stiamo facendo anche il My League un po' forzato con i Bulls, nel senso che ce ne freghiamo della realtà degli scambi, ma ci divertiamo a votare poi in chat il giocatore che volete, e poi tramite la chat prendo il giocatore che volete. Quindi è venuto fuori veramente qualcosa di bello perché voi partecipate spesso. Però intanto noi parliamo della carriera di Break the Wall, che sarà riproposta anche in live su Twitch, però vorrei parlarvene un attimo, perché comunque il rollino di marcia è veramente devastante. Io non credo di avermi fatto una stagione del genere. Ok, ho quittato Hall of Fame perché è troppo irreale, lo abbiamo visto anche in live quanto possa essere scandalosa come difficoltà, perché decide la CPU troppe cose, e quindi tante volte anche se tu fai la partita da 50 punti o comunque giocate benissimo, se loro vogliono vincere vincono, e questa è una cosa veramente che non si vede nelle altre difficoltà. Scendendo di una, a Superstar si vede del realismo, ma anche con questo realismo comunque riusciamo quasi sempre a vincere. Non succede sempre, però guardate qua. Dov'è? Statistiche, classifiche, conference, per andare subito sul sodo, 28-2. E 28-2 è un record più che altro da Golden State attuali, non da noi. Perché dico attuali? Perché questi Golden State, guardate, ma dove stanno? 15-18, ragazzi. Eppure non è che siano così brutti. Curry, Clay. Vabbè, qualcosa che non va c'è. Anche oggi voglio giocare con una maglia un po' del passato, un po' scandalous. Questa, dai. Mi ricorda delle belle annate per i Bucks, questa. Eccoci qua negli spogliatoi. Abbiamo una squadra abbastanza tosta, perché secondo me, anche se non siamo riusciti a far arrivare un tiratore... Anzi, ragazzi, volevo dirvi una cosa su questo argomento. Praticamente ho già chiesto, credo, 3 giocatori... e tutti e 3 non sono arrivati. Avevo chiesto Werther, avevo chiesto dei tiratori, JJ Redick, un bel po' di giocatori, ma non è arrivato nessuno, e quindi praticamente ho terminato le richieste, non arriverà più nessuno. Brogdon è un buon giocatore sicuramente al tiro, ma sbaglia parecchio, non capisco il perché. Dall'altra parte abbiamo Bledsoe, che è un ottimo difensore, ragazzi, lo sta dimostrando tantissimo, quindi sono abbastanza contento. Abbiamo anche Brown, che gli stiamo dando qualche minuto in più. Rondo, che ci serve molto anche lui, magari per difesa. Snell per il tiro. Quindi abbiamo fatto un bel recap della squadra oggi. Abbiamo fatto un bel discorso all'inizio. Di solito partiamo subito con la partita, invece qui abbiamo fatto qualche bel discorsino. Ed eccoci qua in casa contro i Miami Heat per questa partita. Tron Maker, subito, detta legge, Break Bledsoe. Bella questa serie di azioni, ancora subito Break, vogliamo subito fare bene. Brog, niente, guardate come gestiamo la partita sin da subito. Ah, ci va Maker, che sta veramente facendo un'ottima stagione. Oh, step back and fire. Splash! Attenzione, la finta di entrare e poi step back and fire. Non so se loro sanno con chi stanno giocando, probabilmente no. Guardate Break, che prova a buttare dentro Richardson. Oh, altro fallo secondo di Richardson su Break. Attenzione, proprio nel movimento del tiro in post, del fadeaway, e quindi 2 liberi. Ok, oh, stoppatona qui di Giannis. Waders adesso, attenzione, perché ripartiamo con una grinta incredibile. Break, splash, 10-4, 2 triple per Break the Wall. E attenzione, perché 10 punti in 4 minuti.
Il solito movimento loro è quello di sfruttare il blocco per poi andare al tiro dalla media. Non glielo facciamo fare. Siamo marcatissimi da Winslow, che sta facendo una buona partita su di noi, nonostante i 10 punti, però ragazzi vi posso assicurare che non è facile. Oh, ciao Winslow però. Altra buona difesa di Giannis e ancora Thronemaker. Ragazzi, c'è una differenza. Oh, eccotela qua Giannis. Eh sì. 16-8. Ma cosa succede a Milwaukee in questa stagione? Intanto entra Conley e qui dobbiamo stare attenti. Time out Miami, disintegrati dai Bucks di Break the Wall. Giannis che ruba rimbalzi a break ad ogni partita praticamente. Qua sfrutto Div che me la ripassa sotto e il canestro, azione quasi nascosta dalla folla che c'era, ma bellissimo scambio. Adebayo proverà sicuro e infatti ci siamo noi però, mamma mia. Che fisicità. Il passaggio subito per Bledsoe, che poi si trova un attimo in difficoltà. La palla per Div. Mamma mia, altro timeout per Miami. Primo quarto, non lo capisco proprio cosa sta succedendo, però credo che abbiamo studiato bene la partita qua, perché ci sono delle marcature devastanti. Stoppa! Ma che cosa? Che cosa? Peccato che questo assist per Giannis non sia andato a buon fine, perché sennò concludevamo alla grande. Ma guardate qua. Attenzione, prova a portarlo dentro. C'è una... Attenzione. Il rimbalzo di Break the Wall, che in questo momento... all'impeto attivo può fare canestri devastanti e infatti prova subito così a casaccio. Conley prova marcatissimo da Rondo dall'altra parte, adesso il passaggio proprio per Rajon che non sbaglia il sottomano. 38, è disumana la situazione qui. Bel giro palla, ma Conley ha la mano fredda e si trova Hanson davanti. Mamma mia che difese. È andata completamente la partita. 33-12. Vado a fare il blocco per Rajon, che lo caga in parte. Poi c'è uno scambio. Vado con Conley che non può fare nulla. Niente, mi continuano a fregare i rimbalzi. È una cosa assurda comunque. Attenzione perché Break vuole. Non ce la fa però. Perché? Va bene. 35-12. E... che cavolo è successo in questo primo quarto? Altra ottima difesa di Miracle Man. Adesso la palla va per Brown, che è un buon tiratore. Prova. E splash. 37-12. E Conley riesce a piazzare finalmente una tripla. 37-15. Conley entra in partita. Se Conley inizia a scaldare i motori, è bella che è andata. Attenzione, forzatissima. Cosa? Iniziamo? Inizia lo show, ragazzi. Attenzione ragazzi, perché è partito un po' di script. Stanno iniziando veramente a fare di tutto loro, eh. Però penso che sia solo un attimo. Adesso ci riprendiamo. Allora, diciamo che è partito lo scriptarello. Hanno recuperato una marea di punti. Vi ricordo che erano tipo a 8, a 12, adesso non ricordo bene. E come possiamo vedere è proprio partito uno script selvaggio.
e tra poco si ritroveranno a soltanto 10 punti di distacco. Hanno fatto veramente un recuperello mica male. Beh, guardando anche queste cose si vede che comunque la CPU sta cercando di dare più interesse alla partita, che si era completamente spenta, ma lasciare Miracle completamente da solo dalla media è un grave errore. Ancora. E questo è quando parte lo script, ragazzi, è veramente devastante cosa può fare la CPU. Siamo in una situazione brutta e si vede, e cercheremo di attaccare con le nostre armi migliori. Rimaniamo, nonostante le loro triple, a 11 punti. Facciamo il nostro secondo quarto tranquillo, senza forzare troppo. Attenzione, il buon passaggio qui di Brown. Miracle prova la sua giocata ormai. Attenzione, perché Dion Waiters vuole sfidare Break the Wall, e vediamo che non ci sono proprio problemi per quanto riguarda questa sfida. Attenzione, anche perché Waiters sta facendo un casino di falli, e in questo momento è il giocatore più importante di Miami in questo momento, visto che Conley non c'è, e lo abbiamo fatto uscire per falli, non per il sesto fallo, ma perché appunto si vuole preservare, visto che siamo ancora a metà del secondo quarto. Buona lì, buona lì. Taglio importante, direi. Attenzione, lui si sente libero. Splash, splash. E Mar, non riesco mai a prendere un rimbalzo, porca miseria. Giannis, splash di nuovo. Ma che cos'ha Break the Wall? Oh, finalmente prendo un rimbalzo. Vedo come si smarcano i ragazzi. No, vedete anche questo errore. L'avevo fatto vedere anche in live, no? Cioè, è incredibile come ci sia la decisione. Intanto qua abbiamo recuperato palla, di buttarla sempre verso il centro. Va bene, va bene. E mai esternamente. E se io volessi scaricargliela esternamente per il tiro? Mamma mia, interceptor. E poi, boom. Eccolo, eccolo, con una serie di giocate paurose. Ma che cosa fa? Mamma mia, se entrava questa, basta. Qui tap. Via il contropiedino, via il contropiedino. Ci sono Div? Credici? Ma che cos'è? Ad effetto poi è andata. Ma cos'era? Va bene, Div, non ti preoccupare. Anch'io faccio ste cazzate. Esco. 60-38 equivale a 22 punti di distacco. Rimaniamo lì. 23 punti di distacco. Waiters ce l'ha messa tutta. Ma qui c'è questo signore che sta facendo veramente miracoli, I 5 canestri da 3 punti erano una parte importante del piano partita. Era una delle cose previste dall'allenatore. Sì, è una loro debolezza, che l'allenatore ci ha spiegato prima della partita. Era sicuro che la loro difesa avrebbe avuto dei buchi oltre la linea da 3. Non so se riuscirò a piazzarne 5 anche nel secondo tempo, ma farò del mio meglio. Beh, sarebbe importante, ragazzi. Potremmo provare a puntare a questa mini challenge, ma penso che le difficoltà potrebbero essere molte, ma vista come sta andando la stagione potremmo anche giocare a fare un po' ste cagate. Attenzione, altro contropiede. Prova a tagliare verso sinistra. Me la passano. Io ci sono anche per il tiro, eh. Oh, splash! E siamo a 6. Attenzione, taglia fuori. Buonissimo il taglia fuori, che blocca Johnson per il rimbalzo. Vado in questa situazione. Step back and fire. No, ragazzi, sta partita è devastante. Attenzione, rubo palla in una situazione. Brogdon va via. Io invece tento. Ancora! 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 50 punti!
c'è voglia di fare grandi cose qui, ragazzi, tantissime grandi cose, perché veramente non ho parole, ragazzi, ancora ci riprovo. Splash di nuovo, altra tripla, 81-50, 53 punti, non ho capito cosa sta succedendo. Sinceramente, ragazzi, dovrei anche riposare perché non ce la fa più. Oh no, oh no, 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 il fuoco nelle mani di questo ragazzo, il fuoco in questo momento, l'impeto aggiunge soltanto quel qualcosa in più alle fiamme che ha nelle mani in questo momento Break. Sfruttiamo l'impeto in qualche modo, si può. Splash! Di nuovo altra tripla! Non so che cacchio dire, ragazzi! 33 punti di distacco, ragazzi. 33 punti di distacco. E rimaniamo comunque con un ottimo distacco. Mi fanno entrare adesso, in questa fase della partita. Ero abbastanza libero in questo caso, ma non mi hanno cagato. Iliasova, non gli ho dato minutaggio, ma lo fanno entrare probabilmente anche per il risultato insieme a Della. E intanto Miracle qui tocca ancora i 60 punti ed è la seconda volta in questa stagione. Attenzione. Ci provano, ragazzi, ci provano, ma non è facile per loro in questo momento. Attenzione, non ci credo, non ci credo, non ci credo. No, ragazzi, no, 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 record di tiri da tre in una singola partita, 13 tiri da tre realizzati. Non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Rimbalzino di Break the Wall, che poi aspetta Brown smarcato. Gliela passa. Brown non ha problemi. Non ha problemi. Ha un buon tiro Brown. Sufficiente per situazioni da smarcato. La palla è per Brown, che prova. Vado io. Mamma mia. Mamma mia. Ma che cos'ha Miracle Man? Prova adesso a avvicinarmi al canestro. Esco un pochino e piazzo il canestro. 69. La do a Brown, che è libero tranquillo. Palla ancora mia. Eccoci qua. La palla adesso è per Tony Snell. La facciamo girare tranquilli. Ancora Tony. Splash di Tony. Attenzione. Attenzione qui. Il cambio di mano di Break. Superato l'avversario in corsa. Ancora. Oh, oh no. Si prende il rimbalzo e fa canestro da solo. Doppia doppia. 71. Probabile nuovo carry Raig. Perché sono andato lì? Non lo so. Vabbè. Waders da solo. Non la piazza. Attenzione, ragazzi, perché io non sto capendo niente in questa partita. Ma mi fanno uscire. Mi fanno uscire. 71 punti mi fanno uscire. 118-85. È finita. Mi fanno rientrare probabilmente così, per a caso proprio. Palla ancora mia. Sto fermo, dai raga, sto fermo. Sto fermo. Via così. Mi prendo anche la mia A più, tranquillona. Bella tranquilla. A più. 130-93. Carrier High. E non solo. Nuovo record sulle triple in una singola partita. Cioè, voglio vedere adesso che cosa succede. Ora mi fai vedere i punti. Vai, vai, vai. Butta giù punti, butta giù punti. Butta, butta. 31? Appena. No, raga, mancava una tripla, una. Una tripla. Sono primo insieme a Steph Curry. Peccato, peccato, peccato. Porca miseria. Porca miseria.
Ragazzi, per quanto riguarda i Milwaukee Bucks, sono nella storia di Milwaukee. Guardate qua, punti totali, tiri dal campo realizzati, ragazzi, cioè, leggete i nomi, attenzione, nella storia di Milwaukee, tiri da tre realizzati, supero Ray Allen, assist, ancora dentro la storia, non al primo posto, ma guardate qua, che stagione è venuta fuori, che stagione sta venendo fuori, ragazzi, una stagione epica per noi, anche tra le palle perse, però c'è un giocatore a Milwaukee insieme ad un altro giocatore, stanno facendo follie nella Lega, stanno facendo follie. E se vado a vedere anche, vediamo un po', votazioni All-Star, veramente un qualcosa di clamoroso, 1.951, 2.096, siamo avanti abbastanza, voglia di essere il capitano dell'All-Star Game, ci riuscirò? Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questa partita, di questa stagione, di come sta andando. Adesso probabilmente nelle prossime live farò qualche partita della carriera per andare il più avanti possibile, su Twitch ovviamente, però ragazzi, mamma mia che partita, ancora non ci credo, vado ad editare subito il video perché ve lo voglio piazzare veramente subito su YouTube, è qualcosa di devastante, sono molto 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 contento, ma soprattutto mi hanno fatto trovare sempre sempre smarcato i compagni e me l'hanno passato ogni volta che ero libero, e il prendi e tira oro come cartellino, cioè il tirare subito, no? Appena ricevo palla è clamoroso. Non ho mai capito, ragazzi, quella storia lì del morale furioso, è qualcosa che io non capisco mai, anche perché sta andando tutto bene, do sempre diciamo le motivazioni per le quali si gioca bene alla squadra, quindi parlo anche alla stampa sempre di squadra. Quella storia lì del morale è veramente una rottura di balle. Ditemi anche questa sui commenti, ragazzi. Ditemi tutto. Delle statistiche, dei record, del morale. Tutto, ragazzi. Scrivete a pale, mettete un casino di like perché questa è una partita epica. Superiamo i 500 like per questo video. Un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video con la carriera di Miracle Man. Bello! Slefty!